Si è inaugurata venerdì 14 settembre a Matera presso l'associazione Incisori di via Sette Dolori la mostra dell'artista Hermes Baioni, in esposizione fino al 13 di ottobre. Il lavoro del maestro Baioni, di origini ravennate, inizia a metà degli anni 60, operando prima in grafica e solo in un secondo momento in pittura. Ritorna poi alla grafica e si interessa soprattutto di linguaggio incisorio, producendo fino ad oggi circa 280 lastre calcografiche. La sua produzione artistica ha una gestazione per cicli, ha spiegato Baioni, cicli non conseguenziali ma autonomi e contemporanei che tentano di raccontare situazioni della realtà quotidiana. Sono acque forti, sono tutte acque forti, cioè una tecnica grafica diciamo antichissima. Io uso proprio le metodologie antichissime, diciamo post-quattrocentesche, e quello che mi interessa è soprattutto il segno, cioè rappresentare attraverso un segno. Quindi per ogni opera c'è uno studio particolare fatto sui segni che uso all'interno di quell'opera. La mia cultura è cultura scientifica, infatti sono stato insegnante di matematica e fisica al liceo, quindi di conseguenza ho sempre amato l'arte e ho sempre lavorato anche nell'arte, quindi diciamo facevi il doppio lavoro, ma è logico che qualcosa di questo tipo di studi sono rimasti anche in me, quindi questa mania della precisione, del costruire, del cercare la luce nelle cose, eccetera, senz'altro sono andate alla mia cultura scientifica, insomma. Io so che il mio occhio si è abituato a un lavoro metodico e il metodo me l'ha dato la scienza, insomma. Io su tutto, tutti i miei progetti sono dietro un metodo, dietro una cosa. Non a caso qualcuno può contestarmi perché sono troppo letterario nel mio mondo, non è un mondo di pura immagine, c'è anche di dietro tutto un secondo piano che è un mondo senz'altro letterario. Sono fiero di essere romagnolo, mi sento romagnolo, amo la Romagna, ma come incisore non sono romagnolo, sono diciamo più vicino alle correnti straniere. Difatti io ho lavorato molto col nord Europa, sono più vicino alla cultura nord europea che a quella romagnola. Alla mostra ho portato, ma in tutto sono 30 pezzi, 5, 6, 7 pezzi per ognuno dei cicli che ho portato avanti da 20 anni a questa parte. Si comincia con un 4-5 pezzi che rappresentano un ciclo che io ho definito favole, dove sono una presa di coscienza della mia realtà odierna in rapporto a quella del bambino o di un bambino, quindi cerco un rapporto così molto elementare con l'immagine. Poi ce n'è un altro invece che è venuto dopo, che si chiama Totem. L'ho chiamato Totem perché ormai non credo, io credo che l'artista debba preoccuparsi e guardarsi intorno nel quotidiano, e mi sto rendendo conto che ormai nel quotidiano l'essere umano, l'uomo, non ha più nessun significato, hanno molto più significato le cose, il potere delle grandi strutture, per cui ho preso la macchina come simbolo, l'auto come simbolo, e di lì ho fatto un racconto su, ecco perché li chiamo Totem, su questi ferri vecchi. Addirittura mi è stato chiesto di illustrare Dante e qui ho portato una Beatrice in cui si vede l'incontro fra Dante e Beatrice in mezzo a macchine e cose di questo genere in una società in sfacelo. Altra cosa che mi è rimasta, gruppo di opere che ho portato, fanno parte del sottotitolo Tracce, in cui l'uomo è completamente sparito, restano soltanto le cose e restano le tracce dell'uomo, quindi terreni, cose
spiagge, tutti ambienti dove è rimasta una sola traccia, quella del dopo uomo. Ultimo, mi sono interessato, come dicevo prima, attraverso il segno, di studiare proprio l'analisi del segno, la semantica del segno, e quindi ho fatto una serie di opere che ho chiamato De Natura, in cui attraverso il segno cerco di rappresentare i quattro elementi fondamentali: l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. E anche di questi ho portato un insieme di opere, quindi fra tutte sono 4 cicli e 30 opere. Questo è l'ultimo ciclo che sto affrontando in questo momento, e sono storie. Difatti il titolo del ciclo, che io l'ho chiamato È una storia, puntini puntini, poi di volta in volta c'è un sottotitolo. In questo caso, ad esempio, è una storia tutta italiana. È una storia tutta italiana perché l'ho voluto fare, perché sono rimasto impressionato dalla famosa frase mussoliniana che avevo letto ultimamente in questi giorni: italiani, popolo di eroi, poeti, naviganti, eccetera, santi. Ecco, e allora ho pensato alla barca dell'Italia in questo momento, quindi l'ho chiamato È un popolo di navigatori, ecco, e quindi è un grande oceano in tempesta, e la barca dell'italiano è una barchettina di carta. Ecco, tutto questo gruppo di qui è una storia, sono cose legate al contemporaneo, cercando... Il segno è un segno tradizionale, un segno ottocentesco, ma proprio per questo mi interessava culturalmente fare una proposta ottocentesca con cose italiane. Difatti ce n'è uno di là in cui troviamo un torrente di un insieme di bottiglie di plastica in un torrente e cose di questo genere qui. Quindi sono racconti della nostra situazione odierna, della natura che ci sta incontro e della profanazione che facciamo della natura. La grafica di Via Sette Dolori con questa mostra apre il suo 43° anno di attività e la include nell'ambito del ciclo di mostre che hanno festeggiato i suoi primi 40 anni. Questa vita lunga che ci ha portato dal 76 ad oggi, e oggi inauguriamo questa bellissima mostra di un nostro carissimo amico conosciuto tantissimi anni fa. E manca a farla apposta è la ricorrenza proprio di collaborazione tra Matera e Ravenna. Lui è un ravennate e veramente ci ha fatto tanto piacere poter ospitare queste sue belle opere. Io queste persone qui le ho conosciute attorno agli anni 90 del secolo scorso, siamo sempre rimasti in rapporto, ma hanno due valori: uno, quello intrinseco nel fatto di essere degli artisti, e l'altro valore, che è un valore per me molto importante, che cercano di portare qualcosa di veramente culturale intorno a loro, a Matera. E quindi quando mi hanno chiesto se facevo una mostra sono stato felicissimo di venire qua. Anche questa mostra entra nell'ambito dei nostri 40 anni, abbiamo cominciato 2 anni fa a festeggiare i nostri 40 anni, ed è questa indagine condotta dell'incisione in Italia, quindi il rapporto dell'incisione in Italia e Matera. Naturalmente concluderemo l'anno 21 con un programma molto intenso, portando a Matera anche i nostri primi maestri che ci hanno insegnato questo bel linguaggio dell'incisione.